Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Nostro ritiro. Siamo davanti a Gesù. E proprio in questa Santa Messa voglio celebrare la mia intenzione per ciascuno di voi. Di solito noi impegniamo per qualcuno, ma io oggi, questa sera, voglio offrire su questo altare ciascuno di voi presente qui, su quella patena dove c'è il pane che diventa il corpo di Gesù. Voglio mettere il cuore di ciascuno di voi, che il Signore tocca i nostri cuori, che questi nostri cuori possano diventare veramente del suo volere. E proprio questa Santa Messa, Sacratissimo Cuore di Gesù, per questo, guardando il suo volto, guardando il suo cuore, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fossimo giustificati per la fede. Ma appena giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo. Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bontà. E il Signore vuole di più, date il segno del vostro amore, il cuore del mio e il cuore dell'altro. E per questo dobbiamo pregare tanto, chiedere la nostra Madre Celeste
che disse: prendete in mano rosario, perché, e questa è la preghiera così potente, forte, che voi potete ottenere non solo per voi, ma per vostra famiglia e per tutta la nazione. In Polonia l'anno scorso le persone si sono radunate nel confine delle frontiere polacche della nazione. Sono riusciti a migliaia di persone a prendere uno per mano, un altro. Mi ricordo andavano con pullman nelle frontiere della Polonia con rosario in mano e sono riusciti a fare questo cerchio grande con rosario di tutta la nazione. In questi giorni stanno facendo ugualmente in Belgio, proprio in questi giorni. Poi l'hanno fatto in altre nazioni di questa idea. Anche in Italia qualcuno ha dato questa idea. Ma per quale motivo questo? Qual è il senso? Per dire: noi da soli non possiamo fare nulla, niente, se non viene l'aiuto del Signore. E tutto è sempre legato a questa parola di fiducia al Signore, che noi dobbiamo capire, che dobbiamo cercare Gesù in tutto il nostro cuore. E proprio il ritiro è il tempo di quella ricerca, che io lo devo trovare per me, che diventa la mia forza. Il nostro cuore è il suo posto e preghiamo per quello questa sera e per quello chiediamo a San Giovanni Paolo e San Charbel. San Giovanni Paolo II, che aveva quell'amore nel cuore veramente pieno di unione con Gesù, il cuore suo, di Giovanni Paolo II. Signore Dio dell'universo,
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo a dire: Padre nostro, Spirito Santo. Amen. Adesso è finita, abbiamo il pace. Amen.